Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Dite perché hai tutte queste cose davanti? Perché oggi ragazzi voglio raccontarvi una storia. La storia di questi fantastici mattoncini che fin da piccolo mi hanno appassionato fino al punto di aprire un canale YouTube. So che molti di voi magari già conoscono tutte le vicende che ci sono dietro questi fantastici mattoncini qui, ma prima di arrivare a queste scatole così belle, così colorate, eccetera, 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 che cosa è successo a questa azienda? È stato sempre tutto rose e fiori? Oggi cercherò, nel mio piccolissimo, cercherò di raccontarvela un po' a modo mio. Tutto ha inizio, ovviamente, come le bellissime favole di Hans Christian Andersen, che qui Lego ha fatto un tributo con un set qualche anno fa. Inizia tutto in Danimarca, ovviamente. E voi direte, ma a Copenaghen, che è la capitale che magari già nei primi del Novecento era già industrializzata, eccetera, con tantissimi abitanti? Assolutamente no. Ma dobbiamo spostarci di circa 260 km verso ovest, a Billund, una città che all'epoca aveva circa 200 abitanti. Prima di iniziare però non vi ho detto che mi farò aiutare da questo set classic, l'11021, uscito in occasione dei 90 anni di gioco della Lego, perché come vedete dietro, tramite delle date qui, dal 1932, poi passando per gli anni 70, gli anni 80, 2000, eccetera, racconta un po' con le pietre miliari della Lego cosa è successo e quali set sono usciti durante questi anni, ma fa passi troppo grandi. Per esempio dal 32 passiamo subito agli anni 60, ma ne sono successe tantissime di cose. Mentre vi racconterò la storia, passo dopo passo monteremo insieme tutti questi set qui, o quasi tutti, perché poi molti nemmeno sono stati così incisivi. Tutto parte a Billund, in Danimarca, nel 1916 e non nel 1932, come tutti immaginano, direttamente con l'anatra in legno, ma poi ci arriviamo comunque. 1916, un signore di nome Ole Kirk Christiansen apre una falegnameria a Billund, dove costruiva arredi di interni per le fattorie della regione. Quindi parte tutto da una falegnameria di famiglia, praticamente. Pian piano, insomma, le cose vanno abbastanza bene. Vedeva che anche i giocattoli gli riuscivano abbastanza bene, anche quelli. Però purtroppo nel 1929 c'è stata la grande crisi economica, no? La crisi anche della borsa di Wall Street. Quindi le vendite calarono e questa fu solo la prima delle tante cose che successero alla, diciamo così, alla Lego. Passiamo al 1932. Per risparmiare sui costi di produzione, che cosa fa questo Ole Kirk Christiansen? Riduce le quantità di legno, quindi inizia a fare cose molto più piccole, tipo scale, tavole da stiro, sedie, cose un po' più piccole, e i giocattoli. Giocattoli per bambini, perché soprattutto in quegli anni andavano molto più di, tra virgolette, moda, passatemi il termine moda, i giocattoli di ferro. E non erano nemmeno danesi, ma erano tedeschi, tra l'altro. E nello stesso anno ci fu la prima pietra miliare di questa azienda. L'anatra con le rotelle. Parte tutto da qui, da questo semplice giocattolo in legno. Ma non solo anatre, anche gattini e orsetti, tutto su ruote. Vi dicevo, i giocattoli in genere erano di ferro e non erano danesi ma erano tedeschi. Ma in quegli anni lì, la Germania non è che fece proprio una scelta di marketing azzeccatissima, perché invase la Danimarca. Quindi i giocattoli tedeschi persero un po' di fascino, di appeal, no? E addirittura poi il metallo venne usato per altri scopi. Ok, sapete, no? Scopi bellici, dai, ci siamo intesi. Quindi nonostante la crisi, nonostante la guerra, comunque i giocattoli davano una speranza, un sorriso ai bambini, cosa che ad Ole Kirk, tra l'altro, gli riuscivano molto bene, quindi continuò comunque la produzione di questi giocattoli in legno. 1934, ragazzi, una data fondamentale. C'è la nascita del nome Lego, dalle parole Leg Godt, cioè gioca bene in danese. Prese le prime due lettere delle due parole e uscì il nome Lego. Questo fu uno dei primissimi loghi. E l'azienda, chiamiamola già azienda di famiglia, decide di dedicarsi totalmente ai giocattoli. Tant'è vero, oltretutto, che andavano talmente tanto di moda e tanto bene, soprattutto in quei paesi lì non c'erano ancora tutte queste grandi esportazioni, che non riuscivano a stare al passo con gli ordini, per quanta richiesta ci fosse. E quindi diciamo che le cose andavano abbastanza bene. Fino a quando, seconda disgrazia, chiamiamola così, nel 42 un incendio distrusse completamente la fabbrica della Lego. Quindi
dovevano rimboccarsi le maniche e trovare una nuova soluzione. 1949 c'è il boom dell'uso della plastica, quindi anche Lego inizia a produrre dei mattoncini di plastica che erano ben diversi da quelli che conosciamo oggi. Infatti Hall Kirk comprò un macchinario a stampo proprio per fabbricare dei mattoncini insieme al figlio Godfred, perché intanto aveva avuto anche un figlio. Ma non erano i soli a produrre mattoncini, c'era già la Kiddycraft nel Regno Unito che faceva una cosa molto simile a loro, ma questi erano sbiaditi e privi di creatività. Per i suoi mattoncini invece Lego prese spunto dal pittore danese Mondrian, celebre per le opere geometriche e i colori sgargianti. Ecco perché oggi abbiamo questi bellissimi mattoncini colorati tutti lucidi. E così nacque anche il nome di mattoncini automatici ad incastro, sostituito poi qualche anno più avanti, perché è veramente troppo lungo, in Lego Mursten. Mursten in danese vuol dire mattone. Non siamo arrivati ancora al 1961, seconda tappa secondo questo set classic, ma siamo ancora nel 1955, dove c'è la nascita della primissima città Lego, primissima in assoluto. Però questi mattoncini erano ancora un po' instabili perché dentro erano vuoti e non facevano parte di un sistema. Quindi le persone che cosa facevano? Li usavano magari una volta o due e poi li buttavano. Oppure non li usavano più, come succede con tanti altri giocattoli anche ad oggi, vengono usati e poi vengono lasciati lì. Prima del 61, nel 58 purtroppo, c'è la scomparsa del vecchio Hall Kirk. Viene tutto dato in mano al figlio Godfred, che manda avanti l'azienda di famiglia. E nel 58 c'è anche un'altra rivoluzione, ragazzi miei. C'è il perfezionamento del mattoncino e il brevetto di come lo conosciamo oggi, cioè con questi fantastici cerchi all'interno, che facevano sì che i mattoncini erano componibili, impilabili, fatti di innumerevoli combinazioni, no? Per giocare un po' come vogliamo, ce ne sono tantissime di combinazioni. Passiamo agli anni 60. Ecco, ci siamo quasi alla seconda tappa, ci siamo quasi. Secondo incendio della fabbrica, però solo il reparto legno, perché nonostante i mattoncini di plastica comunque era rimasta una piccola parte dell'azienda che produceva giocattoli in legno. Si incendia la parte di giocattoli in legno e cessa la produzione degli stessi, perché il figlio Godfred pensa che i mattoncini siano il futuro, e penso che ci abbia visto non lungo di più. 1961, altra data veramente importante, perché questa fu la prima, una delle prime costruzioni fatte effettivamente con i Lego come li conosciamo oggi. E pensate che gli stessi mattoncini degli anni 50 si incastrano perfettamente con quelli che conosciamo oggi, perché il meccanismo è rimasto lo stesso dal 1958. Pensate un po', questo set fu un'altra pietra miliare di quegli anni. Pensate che novità assoluta che era questo sistema di gioco. Eccolo qua, il furgone con questa casetta che aveva quattro finestre in croce e una porta. Questa è una piccola cosa che vi dico io, nel 1964 vengono inseriti i manuali all'interno delle confezioni e c'è addirittura la nascita dei primissimi treni con i motori a 4,5 volt. E infatti se vediamo qua la timeline, chiamiamola così, nel 1966 ci fu proprio uno dei primissimi treni. Non so se questo effettivamente era quello che andava a 4,5 volt con il motore, ma era uno dei primissimi treni, questo qui, blu e rosso, creati in quegli anni. Eccolo qua, bellissimo. Inutile dirvi che chi ha questi set originali con le scatole ha veramente un patrimonio a casa. Quindi se avete visto qualcosa magari a casa dei vostri nonni, sappiate che valgono una fortuna. Forti anche del boom economico post guerra eccetera di quegli anni là, degli anni 60, l'azienda si espande sia in termini di fatturato che in termini di personale. Iniziamo già ad avere un fatturato molto buono, 300 milioni di dollari e l'1% delle esportazioni totali del paese, perché iniziava ad essere conosciuta un po' da tutte le parti. Anni 70, ragazzi, entriamo nei favolosi anni 70 dal 1978, perché c'è la nascita delle minifig. C'erano già qualche anno prima, ma poi nel 78 sono effettivamente come le conosciamo oggi. Grazie al figlio di Godfred, Kill Kirk Christiansen, le minifig sono uguali a come erano nel 78. Identiche. Il sistema è lo stesso. Brevettato, ovviamente. Erano compatibili come ad oggi con tutto il sistema Lego. C'era solo una piccola cosa: che gli altri edifici non erano ancora in scala con le minifig, nemmeno le auto. Quindi non potevano entrare né negli edifici
né nelle macchine. Quindi i disegnatori sono stati messi veramente a dura prova perché hanno dovuto comunque rivoluzionare un po' il tutto e fare tutto a misura di minifig. 78, altra pietra miliare, oltre alle minifig c'è il primissimo castello giallo, il 375. Perché in giallo? Questa secondo me è un po' una cavolata, per non far costruire dei carri armati ai bambini, perché la Lego è sempre stata pacifista, non voleva commercializzare qualcosa che richiamasse le armi alla guerra, quindi pensò di fare il primo castello in giallo, ma fu un vero fiasco, fu un flop, nonostante oggi è bellissimo da vedere. Questo era il castello che vi dicevo prima, non è che era proprio attraente il suo colore. 1979, altra data importantissima per Lego, perché lancia ufficialmente la serie Space Classic. Quindi come non citare il numero 497, cioè il Galaxy Explorer? E questa fu una vera rivoluzione, perché Lego introdusse, oltre a astronavi galattiche, quindi non era la semplice città che tutti conoscevano, introdusse anche queste nuovissime minifig che tutti ricorderete, gli astronauti, con questo set che ancora oggi è qualcosa di fantastico, infatti è stato anche riproposto per i 90 anni di Lego. Arriviamo negli anni 80 con delle grandissime novità, perché Lego introdusse le serie Castle e quelle dei pirati, con delle navi galleggianti che, pensate un po', gli sviluppatori testavano l'efficienza di queste navi dentro un lavandino. Pensate un po' che grandi mezzi avevano questi sviluppatori per testare poi questi set una volta fatti e costruiti. Famosissimo è il primo castello in grigio dei Falchineri, il 6073, penso sia uno dei più belli in assoluto, che poi è molto simile a questo ma è in grigio, cosa che fece veramente successo. Infatti i profitti dell'azienda erano in crescita e Lego vantava migliaia di dipendenti. E voi penserete, beh, da qui fino ad oggi tutto in salita, tutto in crescita. Invece no, perché scade il brevetto che il figlio di Hall Kirk aveva perfezionato per i mattoncini. Da adesso in poi tutte le aziende terze, chiamiamole così, erano autorizzate a copiare questi mattoncini qua. Mega Block, la Tyco, tutte queste marche alternative di mattoncini erano presenti sugli scaffali a fianco al Lego, a fianco ai set Lego, magari alla metà del costo o addirittura meno. Quindi per Lego iniziavano anche i problemi di tantissimi competitor che erano presenti sul mercato. E a proposito di pirati, come non citare il Black Seas Barracuda 6285 del 1989? Tra l'altro, dopo aver fatto i pirati di Barracuda Bay della settimana scorsa, se vi siete persi il video ve lo lascio qua, mi raccomando, ma prima, come al solito, vedetevi prima questo. Come contrastare tutti questi competitor del mattoncino con una nuova rivoluzione che arrivò negli anni 90, fine anni 80, inizio 90, con la serie Mindstorm, primissimi Mindstorm, quindi dei set che erano programmabili. Era un po' un misto tra le Technic, sì, in parte come le conosciamo oggi, ma anche un linguaggio informatico un po' troppo complicato, destinato soprattutto a chi era esperto di informatica e chi poteva mettere dei codici a questi set per farli muovere, insomma. Però un altro nemico da lì a poco era alle porte, cioè tutti i videogiochi che già in parte c'erano, ma si erano perfezionati, quindi era uscita PlayStation, poi uscì anche Xbox, e per la prima volta nel 1998 non si era mai verificata una cosa del genere, Lego andò in perdita. Ma nel 1999 una nuova aria arriva in casa Lego, compra i diritti di Star Wars per risollevare un po' le sorti dell'azienda. Così guerre galattiche, missili, Jedi, spade, blaster, eccetera, arrivano in casa Lego. Una domanda che sorge spontanea: ma non erano pacifisti? Però poco importava al signor Christiansen che fossero pacifisti, perché iniziava a guadagnare un sacco di soldini. Però nonostante questo i set scarseggiavano sugli scaffali. C'era talmente tanta domanda, talmente tanta richiesta, che non si trovavano più. Erano completamente esauriti. Trovavi altro, ma non Star Wars. Soprattutto questa timeline dall'89 passa addirittura al 98, perché furono anni veramente bui. Pensate che tra gli anni 90 e i 2000, tra serie TV senza senso, set improbabili tipo questo, che io nemmeno ricordo, questo qui con questa sfinge, cioè sinceramente proprio zero, anche perché in quegli anni purtroppo era arrivata PlayStation a casa mia, e videogiochi andati malissimo, l'azienda era completamente al collasso. Ma nel 2001 l'ennesima svolta.
sempre all'interno dell'azienda. Esce la serie Bionicle, totalmente diversi dal sistema precedente e criticati tantissimo dai puristi, salvarono però l'azienda dal fallimento. Quindi ci fu una piccola risalita. Ma solo dopo pochi anni, parliamo del 2004, i Bionicle avevano fatto il possibile per salvare appunto la Lego. Ma si erano troppo discostati da quello che erano i mattoncini una volta, dal sistema. Però aspettate, c'era ancora Star Wars e Harry Potter. Addirittura dal 2001. Sì, ma dal 2003 fino alla metà del 2004 nessuno dei due grandi film ne fece uscire uno e le vendite precipitarono ancora di più. Cioè nessuno voleva più giocare con i Lego. Pensate che in quell'anno chiusero con un deficit di oltre 200 milioni di dollari. Così a malincuore il suo amministratore delegato, Kjell Kirk Christiansen, fu costretto alla dimissione. Decise di vendere Legoland e addirittura si arrivò a pensare di cedere i beni di famiglia. Pensate un po' in che situazione era Lego in quegli anni là, completamente al buio. Come si dice, una volta arrivati sul fondo si può solo risalire, quindi l'azienda venne affidata a due persone, un 34enne, Knudstorp, e un consulente finanziario, Ovesen. Presero in mano l'azienda, che non pensavano che stesse in questa situazione così disastrosa. Tagliarono alcune cose, tipo alcuni pezzi di set che non servivano, si tornò un po' più alle origini, cioè con la linea Lego City, che non a caso, in una rubrica ne abbiamo anche parlato, è una delle più vendute tutti gli anni, tutto l'anno, è sempre la serie più venduta di tutte. Uno dei set più importanti e più famosi di quegli anni, parliamo del 2005, fu proprio la stazione di polizia, eccola qua, con l'elicottero in cima, come successe poi qualche anno più tardi con la linea Lego Ninjago, dove ovviamente Lego non doveva pagare i diritti a nessuno per i set che proponeva, quindi i profitti iniziarono a crescere. E così non ci fu più lo spauracchio della bancarotta. Nel 2014 c'è la consacrazione totale. Esce il film The Lego Movie e nello stesso anno diventa l'azienda di giocattoli più grande del mondo. Lego oggi non è solo un giocattolo per bambini, ma è un fenomeno mondiale veramente alla portata di tutti. Linee per adulti con co-marketing molto importanti come Disney, DC, Marvel, la stessa Harry Potter e Star Wars, che negli anni sono stati giustamente aggiornati, e a volte ritorni al passato ma anche al futuro, hanno reso Lego e questi mattoncini un'icona senza tempo del mondo dei giocattoli. Con questo si conclude la storia, ragazzi. Sono passati solo 90 anni, chissà che cosa vedremo nei prossimi 10 che arriveranno, non ne ho idea, ma sapete che Lego sicuramente non ci deluderà. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche questo sabato, spero di non avervi annoiato troppo con questo racconto. Non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare tutte le notifiche quando premete sulla campanella, così siete sempre aggiornati su tutto quello che succede sul canale, dalla sezione community con i post e i sondaggi che io pubblico ogni tanto per tenermi in contatto con voi quando mi serve una vostra opinione, così come la sezione video con gli shorts e i video caricati ogni sabato qui alle 12. Perché è importante attivare la campanella? Perché se io dovessi pubblicare uno shorts o un video infrasettimanale, vi esce la notifica in alto. Premete e venite a vedere l'ultimo contenuto che io ho pubblicato, così non vi perdete mai nulla di tutto quello che succede sul canale. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo sicuramente sabato prossimo con un nuovissimo video. Voi, mi raccomando ragazzi, restate sempre sintonizzati sul canale!